Rieccoci, Primus Inter Pares, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, abbiamo già una telefonata, sentiamo che abbiamo linea pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, mi chiamo Matteo e chiamo da Padova. Prego, Matteo. Sentivo prima parlare il signor Bertin per quanto riguarda il discorso di Amazon che consegna ancora le robe. Io volevo solo dire che ho ordinato un libro ieri mattina e Amazon mi ha mandato una mail e mi ha risposto che praticamente dopo il 25 perché prima non è possibile. Perciò quello che dice che consegnano lo stesso è sbagliato. Ah, beh, ha dato Questo una solo notizia. volevo Ecco, dire. ha dato una notizia che No, farà no, no, felice. no, Non è posso vero, rispondere non io. è vero. Non è che non consegnino, è che Consegnano hanno avuto tante di quelle richieste, richieste. perché naturalmente tutti Non quelli è che vero, stanno compravano consegnando. comprano da Amazon, che non hanno le Hanno avuto il strutture. 63% in più, quindi Questo stanno è. razionalizzando il lavoro, ma non è che non consegnano, continuano a Sì, consegnare. è così Ecco, c'è sempre purtroppo, quindi. Matteo? No, aspetta, vabbè, come Quindi, avete no, comunicato? anch'io che confesso che ho comprato alcune No, no, cose, ma è vero, li abbiamo visti. c'è. Senti, c'è una cosa che voglio chiedervi, che diminuisce il traffico, non c'è, però lo smog è sempre molto alto. No, Andiamo a vedere il no, servizio. Sì, sì, no, no, sì, ma sì, se è sì, sempre. Sì, è sì, è sempre. Beh, ieri sempre. hanno fatto vedere È che. quello che Questo. sostengo da Perché una non vita. dipende dal Vuol traffico, dire del dipende da. riscaldamento, Sost è qualcosa, Andiamo non dipende a vedere da il quello. servizio, poi ne discutiamo. Battaglia persa. Le strade deserte di tutte le città sono un'istantanea. L'asfalto nero delle autostrade venete fotografa ancora di più il momento dell'Italia. Nella prima metà del mese di marzo, sui tratti veneti dell'A4, è transitato il 30% in meno di veicoli rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un calo che in alcune giornate, come le assolate domeniche di quarantena, ma in particolare venerdì scorso, ha toccato punte del 70% di traffico in meno. E in questo nuovo, ma atipico lunedì, sono infatti praticamente solo i mezzi pesanti, i padroni delle autostrade. Il traffico, insomma, cala drasticamente e nel deserto delle strade cittadine lo si nota ancora di più. Ciò che non cala però sono i livelli dello smog e delle polveri sottili. I livelli di PM10, per esempio a Padova, erano rimasti comunque al di sopra dei limiti di legge per quasi tutta la scorsa settimana, crollando tra sabato e domenica, visto che la circolazione limitata agli spostamenti lavorativi si è quasi azzerata. Come a dire che se non fossero sopraggiunti il weekend e la chiusura degli uffici sarebbe scattato il semaforo arancione, in un momento in cui, gioco forza, la stragrande maggioranza della popolazione è comunque costretta a lasciare l'auto in garage. Un controsenso che soffia sul fuoco di chi, a cominciare da diverse categorie economiche, continua a sostenere che il problema delle polveri sottili non siano le automobili, o almeno che le domeniche ecologiche non possano essere la panacea di tutti i mali. Poi abbiamo già un collegato con Skype, però avete sentito, cioè qui diminuisce il traffico in maniera importante, imponente, diciamo, è ferma quasi tutta la città e le città del Veneto e l'Italia stessa, lo smog non Ma diminuisce. E allora? direttore, non sono le categorie economiche che dicono, è l'ARPAD che dà questi. Sì, certo, e Ecco, allora? quindi l'ARPAD dice che l'inquinamento da automobile riguarda il 15%, 17%. Tutto il resto sono appunto Sì, le non. caldaie, tutto il sistema, il riscaldamento Riscaldamento, eccetera, generale, direi. le aziende, tutto quello che riscalda. Quindi noi quando facciamo questo tipo di richieste, che diciamo i parcheggi servono perché non teniamo le auto in giro, ma bensì ormai abbiamo una situazione di con i smartphone Sì, ma si arriva, mi ti sembra. indicano dove a parcheggiare, se c'è posto, se non c'è posto. Perché non vogliamo essere una città che è ricettiva, Mi ma sembra. siamo una città in questo momento, le altre città si sono attrezzate in questo e hanno i parcheggi in centro città. Noi non li abbiamo. Patrizio Adesso Bertin, stiamo però parlando di polveri sottili che Patrizio, sono un certo. problema minore di quello Però che stiamo Patrizio Bertin, attraversando. nel far vedere questo servizio, chi dovrà prendere delle decisioni dovrà fare anche un ragionamento, perché oggi l'Italia è ferma, se lo smog non diminuisce in percentuale come dovrebbe, non è grande responsabilità delle autovetture, ma è grande responsabilità di altre cose. Quindi quando Ma ci purtroppo è una ho parte, letto no? È una dichiarazioni che non vanno in questo senso, parte, anche purtroppo. se è una parte naturalmente significativa. Però, per fortuna, oggi, esattamente le cose che diceva Bertin, no, quando io ero sindaco, una era geologica fa, cioè 30 anni fa, il parcheggio in centro veniva osteggiato in quanto attrattore di traffico. In effetti, in Piazza Insurrezione c'erano le file. No? Ecco.
Oggi non è più così, perché con una semplicissima app tu puoi consentire l'accesso a quel parcheggio anche in centro, mettiamo la caserma Prandina, certo, che non è proprio centro, esclusivamente alle macchine che hanno prenotato quel posto. Quindi non è più attrattore di traffico, anzi evita quel traffico parassitario, perché che comunque gira la gente, siccome non puoi obbligarla a non, cerca quel posto che non trova. Quindi oggi la tecnologia, ecco, prima dicevi le università, ma la tecnologia offre delle modalità di regolazione del nostro spostamento che consente a tutti di fare le scelte più ottimali. Magari chi decide di venire in centro, vicino, paga un po' di più di chi, però ovvio, non inquina più dell'altro. Oggi è possibile, queste tecniche ci sono, è possibile farle, quindi una città moderna deve utilizzare tutto, questi sistemi moderni. Qualche anno fa si parlava sempre di smart city, vi ricordate? Esatto. Ma credo Patrizio Berti, che quando sarà ora, quando terminerà tutta questa bubana, mi auguro velocemente, parleremo anche di questo. Si parlerà anche di questo. Io, e ci sono oggi è documentato, non è che siano campato per aria, è documentato che le automobili per il momento non incidono moltissimo per quanto riguarda lo smog nelle città, e credo sia un dato che chi dovrà prendere delle decisioni ne terrà conto. Io me lo auguro. Incidono in una certa parte. Sì, incidono in poco, detto una piccola percentuale, 15% dai dati che abbiamo già detto. Ma meno che le teniamo in giro. Dopo, se aumenteranno, non discuto. Per il momento incidono tale. Dopo bisogna, adesso io non sono un tecnico, naturalmente, ma ci sono le polveri che restano, perché le strade non sono lavate, non c'è la pioggia, quindi può darsi che quel dato che non cala, diciamo, è legato anche a questo. Comunque, resta il fatto. Comunque le macchine si può organizzare sono il parcheggio nelle città in modo tale da non provocare traffico parassitario. D'accordo. E sarà... Poi ci serve il tram che funziona per... Beh, servono le piste ciclabili, servono tante cose. Sì. E i parcheggi ben gestiti servono anche le macchine assolutamente elettriche. D'accordo, sì, anche, questo motivo, anche questo motivo di ragionamento, perché lo merita, e sicuramente quando terminerà, come dicevo, questo problema incredibile che mai nessuno di noi avrebbe pensato accadesse, si sistemeranno anche quelle cose lì. Anche lo sport è fermo, perché... qui ci hai rovinato. Mi sono rovinato, ma no, poi parlo con gente. Io faccio sport, faccio un po' tutto. E mi dico, ma io ti ho conosciuto come sport. Come sportivo, non sono un tuttologo. Vabbè, detto questo, abbiamo collegato il capitano del Cittadella, perché Manuel Iori, perché ovviamente da quando i giocatori sono a casa, sono lì tranquilli, ecco, lo vediamo inquadrato ora, e loro si divertono tra i vari giocatori a fare le battute, a collegarsi nei vari social per poter parlare, e oggi è uscito anche una sua intervista abbastanza ampia di quello che ha fatto proprio sulla Gazzetta dello Sport. Quindi lo saluto, Manuel, ciao, buonanotte, buona serata, grazie di essere collegato con noi. Buonasera a tutti. Allora, la prima domanda che faccio: come sta un giocatore, come sta attraversando questo periodo un giocatore di calcio, come prendo di calcio, ma immagino anche tutti gli altri sport fermi? Ma lo stiamo prendendo col fatto che chiaramente non possiamo allenarci, ed è giusto che non ci stiamo allenando, chiaramente. Credo che in questo momento il calcio e tutti gli sport vanno messi un po' da parte, perché l'emergenza che stiamo attraversando è un po' più grossa di quella che inizialmente pensavamo, e quindi siamo a casa, ci alleniamo a casa, abbiamo un programma personalizzato e cerchiamo di rimanere in forma per quello che è possibile, ma con la consapevolezza che rimanere a casa oggi è la cosa più importante. Ecco, Manuel, mi dicono dalla regia se sistemi un po' il telefono, perché ti vediamo una parte solo. Eccoli, così ti vediamo meglio. Oh, così benissimo. Mi vedete? Benissimo. Perfetto. Anche prima un po' lontano, adesso ti vediamo vicino. Ecco, bello, però, pieno. Al di là di tutto quello che ovviamente è il tema più importante, è quello che ovviamente tu hai appena citato, però il mondo dello sport oggi ha degli interessi davvero straordinari. Come prevede andrà a finire, o come vorresti andrebbe a finire questa storia davvero che nessuno di noi mai si sarebbe aspettato? Ma io spero che riusciamo poi piano piano a ricominciare, spero... Non so dare una data, perché non la so dare nessuno, perché chiaramente dobbiamo aspettare che,
che passi tutto, veramente tutto, e quindi ci vorrà un po' di tempo, dobbiamo avere pazienza. So semplicemente che quando torneremo a fare tutti quello che ci piace, che noi giocare e tifosi guardare le partite, avremo ancora più voglia, più fame, sarà ancora più bello ritornare a fare realmente ognuno di noi il proprio lavoro e poter fare le cose che adesso, che noi ogni giorno davamo per scontate, ma adesso che non ce le abbiamo ci manca un po' anche la normalità, le abitudini, quindi credo che dovremo pazientare un attimo e già domani forse avremo una mezza data per noi sportivi, per noi calciatori, perché decideranno se spostare gli europei e quindi magari qualche indicazione più a livello di date le avremo, però ripeto, non è importante adesso parlare di quando torneremo, ma è di come sconfiggeremo questo virus. È vero. Senti Manuel, dal lato della tua esperienza, tu sei un giocatore esperto, molto intelligente, fra l'altro sei un vero leader nella tua squadra e anche per chi ti ha conosciuto, questo che sta succedendo, al di là delle date che sono di una relativa importanza, cambierà qualcosa nel mondo dello sport? Perché nella vita normale cambierà sicuramente qualcosa, nel mondo dello sport, dal punto di vista tuo, cambierà qualcosa? Ma cambierà sicuramente, ma cambierà per tutti, non solo per il mondo dello sport. Credo che una cosa così non sia mai capitata a nessuno e non capiterà, spero, mai più. E comunque fronteggiare una cosa del genere non è la normalità e non è così semplice neanche programmare, cioè in questo momento programmare non è possibile, e quindi quando non puoi programmare, non vedi magari al di là, diventa difficile, ma credo che cambierà sotto tutti gli aspetti, non solo quello sportivo, quindi dovremo un attimino rivedere i nostri piani e rimandarli a quando sarà possibile. E la tua giornata com'è? La mia giornata è una giornata in cui mi godo mio figlio, cerco di rimanere attivo con la mente, bello sveglio, nel senso che faccio un po' le cose che mi piace fare, nel senso che io ho la fortuna di avere un giardino piccolino davanti a casa, quindi mi metto fuori, leggo il libro, faccio giocare il mio cane. Ma fisicamente, visto che voi siete degli atleti, quindi fisicamente stiamo lavorando con dei programmi personalizzati che ci manda quotidianamente il nostro prof, e cerchiamo di rimanere in forma così, non possiamo fare altrimenti. E poi fate una delle vignette col tuo amico Pascali? Ah, non sono proprio vignette, è nata in un momento. Dicevo vignette in maniera simpatica, Iori. Sì, no, ma non me la sono presa, non era una cosa. No, dicevo, semplicemente è nata in un momento comunque difficile per tutti, ed è nata come combattiamo il virus raccontandoci, nel senso che in questo momento ci piaceva l'idea di mandare un messaggio, che è quello che siamo tutti in casa, siamo tutti normali, non ci sono calciatori, non ci sono altri aspetti, siamo persone normalissime a cui piace raccontare magari delle esperienze, far passare mezz'ora di spensieratezza alla gente, e sta andando bene, nel senso che riceviamo un sacco di messaggi in cui ci dicono grazie, perché quella mezz'ora lì ci fa piacere, quindi abbiamo centrato l'obiettivo, che è quello di veramente di rallegrare un quarto d'ora, mezz'ora, e raccontare anche episodi che magari in un altro momento non avremmo raccontato, perché è normale che di solito non si raccontano. È vero, grazie Manu, in bocca al lupo, speriamo di vederti al più presto su un campo di calcio, che è la cosa più importante, perché vuol dire che tante cose sono passate. Che è anche la cosa che mi piace fare, so far meglio, esatto. Che è quella che vorremmo fare un po' tutti, dai. Grazie Io Manuel. Vi ringrazio, mando un abbraccio, un saluto a tutti. Grazie Manuel. Allora, vi ricordo tra l'altro che proprio perché ovviamente anche delle persone che andavano in palestra e che erano abituate, soprattutto gli anziani, noi ogni mattina, ma da sempre lo facciamo, non in questo periodo, alle 10.25 facciamo un programma Mi alleno in salotto. Andiamo a vedere un piccolo esempio di cosa potete fare guardando la nostra televisione. Alle 10.25 ogni mattina vi collegate su TV7 Triveneta e passate mezz'oretta per fare un po' di stretching, di yoga, di qualcosa per tenere in forma il vostro fisico. Andiamo a vedere. 3 2
1. Apro la marcia, andiamo a riscaldare anche l'interno coscia. L'ombelico evita che facciate questo movimento perché vi schiaccia completamente e vi porta verso il basso. Fate finta che dall'ombelico parta un filo con un carico di piombo che vada a depositarsi a terra. Eccolo il programma, dunque mi alleno in salotto tutte le mattine alle 10.25, collegatevi su TV7 Triveneta, in sala, in salotto, e passate mezz'ora e fate un po' di movimento che sicuramente fa bene a tutti. Andiamo in pubblicità.